per i due gol presi, perché potevamo condurla come abbiamo condotta molto serenamente. Si vede che le strisce, anche quando lavoro con le strisce voi siete sempre presenti, si vede che non sono stato bravo questa settimana a spiegargli, perché quando esternamente si va, siamo stati un po' superficiali su questo, però onestamente la prestazione viene condizionata moltissimo dalla perdita di questa partita, invece la prestazione è stata ottima da parte mia. È chiaro che l'arbitro ha penalizzato, no? Non voglio assolutamente trovare un attenuante, perché voi mi avete fatto fare una domanda, io ho detto i due gol presi, perché la rete che abbiamo fatto, non voglio trovare scusa. Questo mi dà forza per poter lavorare ancora di più, perché questa è una squadra che secondo me mi darà grande soddisfazione, ci darà grande soddisfazione con il rientro adesso di D'Angelo, con il rientro di Bedaoui, con il rientro anche di Marchizza, speriamo di averlo a disposizione. È stata una partita giocata così bene, che andiamo a casa con la testa bassa, molto bassa, e questo però mi dà fastidio. Mister, gli errori difensivi a tratti è mancato anche un po' di incisività in avanti, perché l'Avellino sulle fasce comunque ci è andato. Sì, sì. Le fasce ci va, ecco, dobbiamo forse migliorare un attimino. Intanto Morosina ha fatto una grandissima partita, ci tengo a sottolinearla. Ecco, forse devo insegnare un attimino agli esterni di attaccare un po' più il primo palo. Sono convinto che hai ragione, e lavoreremo anche su questi errori che non abbiamo fatto, perché il secondo tempo c'è stata una squadra in campo, era l'Avellino, credo. È ovvio che loro avevano queste specie di risparzenza con Muculo, tra l'altro è stato bravissimo, gli faccio i complimenti, però ecco, onestamente potevamo regalargli meno palle a lui, ecco. Mi sarà parlato l'assenza di D'Angelo al centrocampo. Beh, ha giocato Paghera e non ha fatto male. D'Angelo è un giocatore importante per noi, come avete visto, però a me è piaciuto molto Di Tacchio, perché io gli ho chiesto di fare il terzo, l'ha fatto e l'ha fatto benissimo. Ecco, noi forse dobbiamo migliorare, come ha detto prima lui, dobbiamo migliorare un attimino a essere più incisivi, perché belli sì, ma bisogna concretizzare. Io credo che abbiamo la possibilità di poterlo fare. Questa partita ci servirà per questo. Con Bedaoui ancora più belli, no? Bene, ancora più belli, è un giocatore importante, si crea una superiorità numerica, ma io sono convinto, ecco, che questa lezione ci dà, lezione, non di calcio, assolutamente. Questa sconfitta ci servirà per il proseguo della stagione. Sì, esatto, contento, sì, però amareggiato per questa sconfitta, che è ingiusta sicuramente. E dobbiamo già dimenticarla, però, perché sono tante le partite in Serie B e dobbiamo già pensare a sabato, recuperare bene e stare sereni. Senti, hai trovato il gol, una gioia importante per te. A che punto è la tua integrazione in schema di Novellino? No, bene, come già detto, avviene tutto attraverso il lavoro. E questa settimana ho lavorato molto, sono qua comunque da poco, ho cambiato tanto e non è facile, però il mister è sempre a disposizione e il gruppo è un gruppo di ragazzi veramente bravi, quindi ho tutto per poter fare bene. Senti, c'è differenza, no? Quando giocavi con il Brescia con le due punte, dietro le due punte, rispetto ad adesso magari Ardemagni rimane un po' più isolato, però torna a Bedaoui, c'è più qualità, c'è più dialogo tra di voi. No, diciamo che il primo anno Brescia ho giocato così, come gioco ora con Boscaglia. L'anno dopo, i primi sei mesi con Brocchi, ho giocato da trequartista, sono ruoli un po' diversi, ma in realtà sono proprio cose diverse, mi trovo bene in tutti e due i modi. E niente, noi abbiamo esterni forti, per cui il mister decide di far giocare così. Abbiamo Bedaoui, Molina, Lasic, Camara, esterni proprio forti, e quindi è giusto che giochiamo con degli esterni così. Secondo te oggi cosa che non è andato? Ma abbiamo fatto, secondo me, degli errori, perché abbiamo preso due gol così, quasi regalati, e dobbiamo ripartire da questi errori. Però abbiamo, secondo me, abbiamo fatto una buona partita fuori casa, in un campo che, diciamo, loro non salivano in Serie B da tanto tempo, per cui era un campo difficile, una squadra che ha speso molto, molto più di noi. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto, ma
anche sul pezzo per migliorare gli errori fatti, appunto. Se ci descrivi il gol, sembra un gol facile, un tiro dal limite, però l'hai piazzata. No, sì, è stata un'emissima emozione, anche perché l'ho cercato molto e avevo voglia proprio di prendermi questa cosa. E niente, sì, uno scambio con Ardemagni e un bel gol, diciamo, nella mia zona preferita, che è poi quella centrale. Tesser e Mogulo spietati contro l'Avellino, possiamo fare un titolo di giornale magari? Titolo di giornale non lo so, Mokula ha fatto gol, io ho fatto quello che magari anche soffrendo alla fine ci siamo messi lì a difendere un bel risultato, però è stata una bella partita, intensa, combattuta tra due squadre che si sono, secondo me, equivalse. Noi abbiamo fatto un po' meglio nella prima parte di partita e quel vantaggio era meritato e poi lo abbiamo difeso con ordine e soffrendo il giusto, ma con ordine. Mister, Mokulu ritrova Tesser e torna a fare Mokulu. Spero il Mokulu che ha fatto con me, questo sì. Benji si è presentato molto bene, avete visto anche la gente di Cremona, che è la sua prima partita ufficiale, perché noi abbiamo fatto una di campionato fuori, due di Coppa Italia fuori, questa è la prima partita che faceva anche lui, come tutta la squadra qui nel nostro stadio, dove avevamo fatto solo un allenamento due giorni fa. Si è presentato bene, io spero che continui. Avellino con me ha fatto 12 gol, se non ricordo male. Sarei contento se ripetesse quei numeri lì, sarei molto felice. Ho trovato un buon Benjamin, motivato, è venuto con motivazioni, si sta allenando molto bene e spero che continui così, perché si è prestato veramente con buon atteggiamento e io penso che sia un buon giocatore. Mister, che effetto le ha fatto vedere quella gente nel settore ospiti? La conosce bene? La conosco, mi ha fatto un grande effetto, lo so l'amore e la passione che c'è per l'Avellino. È un pubblico incredibile che aiuta tantissimo la squadra ed è sempre, sempre vicina. Io sono venuto via da Avellino piangendo con le lacrime, non sono un tipo particolarmente caldo, dicono che sono freddo, ma la realtà è che anche in quella giornata piovosa, con quell'affetto che ho sentito da parte della città, ma di Irpinia, dopo ho avuto modo di girare con due o tre amichevoli, ho trovato solo gente che mi ha regalato affetto, che non finirò mai di ringraziare. È stata per me un'annata molto positiva, ha il piacere proprio di conoscerla anche a livello umano e anche tecnico, perché poi dopo quelle 5 partite dell'esonero sono tornato con un obiettivo non facile in quel momento da raggiungere, è stato raggiunto con la partecipazione di quei ragazzi che stasera ho salutato, Gigi Castaldo in primis, Paghera, in una stazione non semplice che mi ha fatto vederle piacere, molto piacere rivederle questa sera, quindi è stata un'annata per me molto positiva e me la porterò sempre con me, chiaramente. Benjamin Mokulu, allora è una gioia chiaramente senza esultare, però per te è un gol importante perché ti sblocchi con la Cremonese. Sì, è un gol importante, non conta contro l'ex squadra, importante perché è la prima in casa e poi abbiamo vinto pure, quindi speriamo che ci dà fiducia per il resto del campionato. Quindi, cosa hai provato al gol? Chiaramente non hai esultato contro la tua ex squadra, però era anche un modo per dimostrare a chi non ha creduto in te che puoi ancora dire la tua, no? Al mister, a Novellino soprattutto. No, non cerchiamo problemi, no, io l'ho detto prima alla partita che ho tanti rispetti per la squadra dell'Avellino che sta nel mio cuore, la mia prima squadra in Italia, e no, non volevo esultare per rispetto. Secondo te Cremonese e Avellino che campionato possono fare? Secondo me l'Avellino che ho visto oggi è il mio Avellino dai 2 anni che ho fatto in Italia e penso che faranno bene. Poi rispetto a Cremonese è una squadra che mi piace tanto, che l'atteggiamento abbiamo l'atteggiamento giusto, c'è con tante qualità e speriamo fare bene. L'obiettivo è un altro campionato da doppia cifra, no? Come da Avellino con Tesser. Sì, certo. Sì, ho l'opportunità di giocare, devo fare gol, si posso arrivare pure a 40 gol. Michele Galini, allora siete stati bravi dopo il botta e risposta a riprenderla subito, non a passare subito in vantaggio, forse quella è stata la chiave della partita. Sì, siamo andati meritatamente in vantaggio, poi siamo stati ingenui
sul loro gol, a farci trovare un po' sbilanciati, però abbiamo avuto la reazione di andare subito a far gol, giocando in casa dovevamo farlo, siamo stati trascinati da un grande pubblico, quindi penso che la vittoria sia meritata, abbiamo lottato su ogni pallone e questo è un buon auspicio anche per le prossime partite. L'Avellino ha protestato nel finale per il colpo di testa di Asensio annullato, come l'hai vista tu che eri lì? Ah, dal campo sembrava fallo, sembrava che aveva toccato il portiere, quindi ha fischiato, penso giustamente, dopo non l'ho ancora rivista, quindi l'importante è la prestazione della squadra e dobbiamo migliorare, questo lo sappiamo, però l'atteggiamento è quello giusto. Che impressione ha fatto l'Avellino? Ma un'ottima squadra, giocatori di categoria che giocano da tanti anni assieme, quindi ha fatto un'ottima partita, ci ha messo in difficoltà il secondo tempo mettendo tanti palloni in aria perché hanno giocatori forti di testa, però abbiamo tenuto botta, abbiamo contrattaccato quando avevamo possibilità, quindi siamo contenti a vittoria contro un'ottima squadra. Ecco, Tesserri ci teneva a far bene contro l'Avellino, ma anche Moculo, Arini, ex di turno, magari vi era parlato in settimana di questa partita particolare, no? Ma sappiamo che quando si gioca proprio contro la propria ex squadra c'è quel qualcosa in più, però tutta la squadra voleva riscattare la prova opaca di Parma, ci siamo riusciti e come ho detto dobbiamo continuare su questa strada perché ci saranno tante altre partite difficili.